Molti dei libri che vengo presentando in questa finestra riguardano la complessità del tempo presente, le trasformazioni tumultuose che stiamo attraversando, dalle quali derivano ogni tipo di conseguenze, è inutile perché le sappiamo tutti. Ecco un libro che ci parla appunto del tempo della complessità. Lo ha scritto Mario Ceruti, che è un pioniere nella studio del complesso, le sue opere sono tradotte in molte lingue. Questo libro tra l'altro è prefato da Edgar Morin, che è un centenario filosofo bravissimo il quale centra lo spirito del libro in queste parole della prefazione. La sfida per il futuro dell'umanità è elaborare la coscienza di una comunità di destino di tutti i popoli della terra. Sembra un'utopia, forse lo è, però se non prendiamo coscienza che siamo tutti e 7 miliardi e mezzo quanti siamo legati allo stesso destino, non verremo a capo delle molte complessità che attraversiamo e che spesso ci affliggono. Ora il tempo non mi consente di dirvi quali fasi e epoche storiche e passaggi traumatici il libro di Mauro Ceruti attraversi. Quello che posso dire è che lui, attraverso tutti questi passaggi che si sono succeduti nei secoli fino ad arrivare al presente, arriva a questo bisogno che sposa quello di Edgar Morin che dobbiamo prendere coscienza che o ci salviamo tutti insieme o non si salva nessuno. Vorrei che ve lo dicesse lui stesso con le sue parole che vado a leggere e dove leggo all'interno di questa associazione mentale è necessario riconoscere una cittadinanza planetaria che darebbe e garantirebbe a tutti dei diritti terrestri. Questa è la posta in gioco o la centriamo o si aprono delle prospettive molto pericolose.